Ok, cosa dite? Signori, cominciamo? Signori, buonasera a tutti, shalom vracha, mi fa piacere rivedervi. Quante settimane sono passate da Pesach? Forse sono già fatto delle lezioni, no? Dopo Pesach, credo. Non mi ricordo più, ho perso la cognizione del tempo, ma per chi si sintonizza con noi in questo momento, stiamo studiando il Perek Rishon di Kiddushin Aisha Niknet. Siamo al Daf Lamed Alef Amud Alef, alle ultime righe, in procinto di voltare pagina, e vediamo cosa ci riserverà il nuovo Amud. Vi ringrazio tutti di essere intervenuti con numerosi, con il consueto entusiasmo, e possiamo a questo punto ricominciare il nostro studio. Dove eravamo arrivati la volta scorsa? Intanto volevo approfittare, penso di poterlo fare anche in diretta, il dottor Maurizio Picciotto ci ha messo che è qui presente con noi, lo ringraziamo per averci messo a disposizione una splendidissima pubblicazione sul Kibbud Avraham, dove si analizzano questi brani che noi stiamo studiando con grande dovizia di particolari. Lo ringraziamo senz'altro di quest'opera che segue già quella della Tzedakah pubblicata alcuni anni or sono, e gli auguriamo naturalmente che Yarbe Chochma, che insomma che pubblichi ancora tanti altri libri di così grande importanza. Vi invito pertanto senz'altro a prendere visione di questa pubblicazione, a studiarla, e nel frattempo con le nostre povere forze andiamo avanti. Ci siamo occupati di Dama Ben Netina, giusto? Di questo strano signore che è citato nel Talmud come esempio di Kibbud Avraham, come esempio di una persona che ha onorato suo padre, e di lui si parla ancora nelle ultime righe del nostro Amud. Siamo alla terz'ultima riga a metà. Ci siete? Chi Atarav Dimi? Ci siete? Chi Atarav Dimi? Amar. Quando giunse Rav Dimi, evidentemente da Eretz Israel in Bavel, raccontò le avventure di questo Dama Ben Netina che viveva ad Ashkelon, ve lo ricordate? Pamachat racconta di lui, una volta Ayala Vush Sirkon Shel Zahav, indossava un abito con dell'oro, evidentemente era un personaggio molto, se lo vediamo, non solo molto ambiente, ma anche politicamente influente, perché subito dopo dice che Aya Yosher Ben Gedolei Romi, sedeva fra i grandi di Roma, forse era un senatore, vatte la pesca, Uvata Immo, in quella giunse sua mamma, di Dama, Ucraatum Immenu, e glielo strappò di dosso questo abito incastonato d'oro, Vetafchalo al Rosho, e gli diede un sonoro ceffone sulla testa, Veyareka lo befaraf, e gli sputò pure in faccia, Velo ichlima, e lui non la svergognò, non reagì. Veramente straordinario il comportamento di quest'uomo. Le Tosafot dicono: se ha piacere di assistere, ci fa solo piacere, signore. Posso assistere anche? Come no? Grazie. Le Tosafot, Uvat Immo Ukraatu, Yesh Bamidrash Aita Mitorefet Midata. Le Tosafot, anche se altri commentatori si esprimono diversamente, le Tosafot dicono che questa donna era semplicemente, diciamo, un po' fuori di testa. Con tutto ciò, lo ichlima. Beh, se effettivamente era fuori di testa, il fatto che lui non l'abbia svergognata forse diminuisce un pochino di valore, d'accordo? Però ciò non toglie che di nuovo Dama Ben Netina dà una grande prova di sé, effettivamente, nel non reagire in questi casi. La domanda che viene spontanea... No, ma bene, leggi ebraico, no? Non leggo ebraico. La domanda che viene spontanea, e che io affronto al punto 60, nella mia nota numero 67, è
perché proprio un non ebreo è più predisposto, a quanto pare, al kibud avaim, a compiere questa mitzvah, rispetto ad un membro del popolo di Israele. E noi sappiamo dalla parasha di Toledot quanto Esav onorasse suo padre, al punto che i nostri maestri insistono molto su questo fatto, che Esav, ancorché trascurasse altri aspetti della Torah, su questo era estremamente fiscale con se stesso, e quando suo padre lo ha mandato a procurarsi i, come si dice, i gedaim, i capretti che gli piacevano per poter benedire, è vero che c'era di mezzo anche la prospettiva della benedizione, ciò non toglie che comunque quest'uomo ha preso la sua faretra, le sue frecce, e ha accontentato in pieno suo padre. Per quale motivo Esav è particolarmente legato? Noi sappiamo che Esav è un progenitore dei Romani, oltretutto. Per quale motivo Esav è particolarmente legato a questa mitzvah? Il Maharal dà una serie di spiegazioni diverse. La prima è quella che ritengo più rilevante, forse anche più semplice, nei suoi Chiddushei Agadot. Dice che qual è la caratteristica di Esav? O più esattamente, abbiamo studiato nella Gemara Shlosha Shutafin Va'adam, che ci sono tre soci alla base dell'uomo. Quali sono questi tre soci alla base della creazione dell'uomo? I genitori e Kadosh Baruch Hu. Il commento di Rashi, vi ricordate, diceva che il padre mette il bianco, la mamma mette il rosso, in ogni caso le caratteristiche fisiche, e Kadosh Baruch Hu ci dà la Neshama, ci dà l'anima. Questa è l'interpretazione di Rashi. Un'altra interpretazione possibile è un filo diverso, che i genitori ci danno l'Olam Hazeh e Kadosh Baruch Hu ci dà l'Olam Haba, il mondo a venire. Dove troviamo un riferimento a questo principio? C'è una famosa Mishnah, una famosa Gemara in Bala Metziah, dove ci si occupa della mitzvah della Shavat Avedah, restituire oggetti smarriti. Se io devo occuparmi dell'oggetto smarrito di mio padre e contemporaneamente dell'oggetto smarrito da un estraneo, di quale dei due oggetti devo occuparmi prima? Quello di mio padre, perché ho il dovere di onorarlo. Se io devo occuparmi contemporaneamente dell'oggetto smarrito dal mio maestro e dell'oggetto smarrito da un estraneo, di quale devo occuparmi prima? Del maestro. Terza domanda: se io mi trovo a dovermi occupare contemporaneamente di un oggetto smarrito da mio padre e di un oggetto smarrito dal mio maestro, di quale devo occuparmi prima? Del maestro. Per quale motivo? Perché l'Olam Haba. Il maestro ti dà l'Olam Haba e il genitore ti dà l'Olam Hazeh. A proposito di Yaakov ed Esav, cita il Maharal Midrash Avikir, e se non erro è anche citato da Rashi nel commento alla Parashah di Toledot, a proposito, all'inizio, dove si parla del fatto che questi due fratelli, questi due gemelli, Yaakov ed Esav, litigavano già nel ventre della mamma. Vaitrozezu abanim bekirba, sheayu merivin al nachalat shnei olamot. Dice il Midrash che su cosa litigavano? Sul possesso dei due mondi. E cosa viene fuori? Che ad Esav viene assegnato questo mondo, mentre il mondo a venire è assegnato a Yaakov. Cosa rappresenta il mondo, questo mondo che è assegnato ad Esav? I genitori. Esav, dei tre shutafin, ne riconosce soltanto due. Riconosce soltanto la materialità, i genitori, mentre il Kadosh Baruch Hu per lui passa totalmente in secondo piano, quello che rappresenta rispettivamente l'anima, ovvero l'Olam Haba.
siccome Esav ha soltanto l'Olam Hazeh nella sua concezione, ecco che onora in modo particolare i genitori che rappresentano il dono dell'Olam Hazeh. Questo è il motivo, uno dei motivi, spiega il Maharal, per cui Esav è così legato a questa mitzvah. Perché per lui, alla base dell'individuo, esiste soltanto la parte materiale, quella data dai genitori. Questa è la principale spiegazione del Maharal di Praga. Ok, andiamo avanti? Cosa ne dite? È tutto chiaro fin qui? Ultima riga. Tamei avimi brei de Rabbi Abbahu. Anche questo è interessante. Insegna avimi, figlio di Rabbi Abbahu. Ho imparato dal Rav 18 che avimi e Abbahu possono anche questi essere considerati nomi simbolici, perché Abbahu contiene la parola Abba, che significa padre, e avimi può contenere avi imi, può essere una crasi di mio papà e mia mamma. Anche questi possono essere evidentemente nomi simbolici relativi alla mitzvah di cui stiamo parlando. Cosa diceva, cosa insegnava avimi, figlio di Rabbi Abbahu? Yesh ma'achil le'avir passione ve'tordo min ha'olam ve'yesh matchino barechaim u'mevio lechaye ha'olam abba. Questo non l'abbiamo visto la scorsa volta, no? O sì? No. Chi c'era la scorsa volta? No, a me sembra che ci fossimo fermati prima. Dice avimi, quando noi parliamo di kabed et avicha ve et imecha, a cosa ci riferiamo? Ci riferiamo a un kibud di carattere soltanto materiale o a qualcosa di più? Insegnava avimi, c'è chi dà da mangiare a suo padre un fagiano. Passione, dice Rashi, passione lo spiega Of Hashur Veshamel Min Selar Sheyarad Bamidbar. È un uccello importante, insomma, è grasso, del tipo delle quaglie che erano scese nel deserto. Passione probabilmente è fagiano, quindi un uccello pregiato. C'è chi prepara, insomma, per suo padre delle leccornie, eppure la cosa lo elimina dal mondo, riferito al figlio. Cioè, non solo questo figlio, per delle ragioni che vedremo, non riceve il sahar della mitzvah, ma addirittura viene spiritualmente condannato. E viceversa, ve'yesh matchino barechai, e c'è chi costringe il proprio genitore a lavorare alla macina, a macinare al mulino, umvio lechaye ha'olam haba, e con tutto ciò la cosa porta il figlio alla vita del mondo a venire. Cosa significa tutto questo? La spiegazione la trovate sia in Rashi che nelle Tosafot sotto la voce Vetordomina Olam. Lo leggiamo pure in Rashi nella parte alta della colonna di sinistra della nuova pagina. Umvio le Olam Haba. Cosa significa questo? Perché il Rashi commenta l'ultima parte, Nevio le Olam Haba, Shemechabdo bedabro dvarim tovim venichumim. Perché nell'ultimo caso, perché nonostante questo figlio costringa il padre a lavorare duro, ciò non di meno la cosa lo porta nella vita dell'Olam Haba, perché il figlio onora suo padre usando con lui parole buone e consolatorie. Ve'amelacha metil alav belashon raka, e il lavoro che deve fare glielo impone con un linguaggio morbido, letteralmente, ma eno tzorech hasha'a, dimostra la necessità del momento, she'enan yecholin leitparnes ella bigiazo, che non possono mantenersi altro che con questa fatica. Insomma, dice Rashi, fin qua il figlio ha il merito di far accettare in maniera morbida la fatica al proprio padre. Però
Fin qui Rashi non ci dà ancora conto del perché il padre va a lavorare e il figlio no. È chiaro il punto? Andiamo avanti. Uvig marat Yerushalmi garas ma'ase bishnehem. Nel Talmud Yerushalmi viene, si riporta un fatto a proposito di entrambi i casi. Ma'ase be'echad shehaya ma'achil le'aviv passione. Si racconta di uno che dava da mangiare a suo padre il fagiano, pa'amachat, una volta. Notate come tutti questi racconti cominciano tutti con pa'amachat, non so se avete notato, sia nella Gemara che in Rashi. Una volta, amarlo aviv, suo padre gli disse, evidentemente il figlio gli faceva trovare il fagiano tutte le settimane, insomma, e un giorno il padre gli disse, me ailecha. Aspettate che... Ma'ain lecha kach elle? Come ti vengono... Cioè, da dove... Come li hai ottenuti? Insomma, dove li hai presi questi fagiani? Va bene? Amarlo... Saba ma'ichpat lecha. Cosa vuol dire Saba? Ma non era suo padre? È come se gli dicesse... Nonnino! Che cosa te ne importa? Techon ve echol, macina e mangia. Che lomar, aggiunge Rashi, vale a dire, leos ve echol, mastica e mangia. È chiaro che pur procurando i cibi più, come si dice, più preziosi al proprio padre, un figlio che poi gli si rivolge così, evidentemente, tordomina olam. Come diceva la Gemara, si gioca tutta quanta la ricompensa e anche la sua condanna. Viceversa, Erausche Cascello conclude Rashi questo caso e dice: il figlio gli ha mostrato quanto, nonostante tutto, gli sia duro procurargli il fagiano. Ma chi gli ha chiesto mai di procurargli il fagiano? E si racconta lì ancora di un altro caso, di un'altra persona che lavorava alla macina. Chi è che lavorava alla macina? Il figlio, giusto? Ve'ayalo avzaken. E questo figlio che lavorava alla macina aveva un padre anziano. Veshalach amelech bishvil aviv lavola avodat amelech. E il re lo mandò a chiamare suo padre per il servizio del re. Ci sono dei casi in cui lo Stato chiama a svolgere determinati compiti. Quando abbiamo vissuto l'ultima volta in Italia una cosa del genere, l'altra settimana, quando i pescherecci del Mar di Sicilia sono stati requisiti per il salvataggio dei migranti. Anche questa è una forma di avodata melech. Giusto? Questo è quello che succede qui. Amarlo meno. Il figlio a questo punto che cosa gli dice? Senti, papà, scegli tu. Preferisci andare a lavorare dal re, a prestare il servizio del re come ti chiede, o non è forse il caso che ci vada io? Però se ci vado io, gli affari di famiglia e quindi il mulino lo devi mandare avanti tu. Dice Rashi, amarlo beno abba, techon va'ani elech tachtecha. Papà, tu stai alla macina e io vado al posto tuo, la avodata melech, al servizio del re, she'en la kitzvah, che non ha limiti. Il re pensa solo alle proprie esigenze e quindi il servizio che ti può chiedere può non avere limiti. Tutto sommato ti conviene stare qui, macinare, solo mandare avanti l'azienda di famiglia, e quando sei stanco vai a riposare, non c'è nessuno a questo punto sopra di te che ti dice in ogni momento cosa devi fare.
ecco chiarito il secondo caso della Gemara. Che cosa ci insegna tutto questo? Ci insegna, come accennavo all'inizio, che il kavod dei genitori non è solo un kavod materiale. A volte si può essere nella condizione di dover pretendere dai genitori determinate prestazioni al di sopra, diciamo, di quello che è normalmente accettabile, normalmente logico, doverli costringerli a faticare, però una volta che lo si fa con il dovuto linguaggio, in questo consiste il kavod dei genitori. Viceversa, voi potreste comprare i cibi super lusso per i genitori e se glieli mettete davanti con un tono arrogante, perdere tutta tutto il beneficio, insomma, dell'atto benemerito che avete compiuto. Questo è effettivamente una questione importante. Domande? Ci sono anche qui delle osservazioni da fare? Non mi ricordo più. No, non ne avevo previste. Faccio solo una piccola osservazione ancora su questo prima di andare avanti. Ricordate quel Tosafot che diceva Kabed et Hashem me'onecha e Kabed et avicha ve'etimecha, dove non si parla più della ricchezza? Forse possiamo dare a quel confronto fra i versetti una nuova interpretazione e dire che perlomeno nei confronti dei genitori non è menzionata la ricchezza materiale. Vi ricordate che avevamo dato a suo tempo una certa interpretazione di questo fatto? Oggi possiamo darne un'altra e dire che non si parla di ricchezza a proposito del dolore dei genitori, proprio per sottolineare che non è lo sfarzo materiale che conta nell'onore dei genitori, non è il fatto di accontentarli materialmente, quanto il fatto di soddisfarli mentalmente, insomma, di trattarli effettivamente con kavod, al di là dei soldi, eccetera, eccetera. Ok, andiamo avanti? Ma non è solo per il genitore questo? Perché quale? C'è tutto, se uno... Certo. Sì, ma attenzione, a proposito dei genitori, noi avevamo la mitzvah del kavod. La mitzvah del kavod l'abbiamo nei confronti dei genitori, l'abbiamo nei confronti di Kadosh Baruch Hu, dei maestri, essenzialmente. Queste sono... Il kavod è una cosa molto particolare. Il kavod è una cosa molto particolare. La domanda è in cosa consiste il kavod, questa è la questione. Non è il kavod, non è tanto il kavod materiale quanto il kavod anche nella parola. Non abbiamo il kavod verso i figli, per esempio. È una cosa diversa. Abbiamo il dovere. Vabbè, quando tu parli del kavod di un qualsiasi essere umano, d'accordo, ma qui parliamo di un kavod extra. Non è esattamente la stessa cosa. D'accordo? Anche il G, suoceri, eccetera, deve essere il kavod. Che cosa? G, suoceri, sì. Adesso sì, certo, ma come il kavod dei genitori, dei maestri, no, di Kadosh Baruch Hu, evidentemente non c'è. Sono determinate cose che noi non... Adesso lo vedremo poi più avanti. Abbiamo, secondo la Halakha, l'obbligo di alzarci quando entra il genitore. Non abbiamo l'obbligo di alzarci di fronte a qualsiasi altra persona. Per esempio, questa è una cosa che... Quindi si traduce comunque in certi atti, in certe azioni. Lo vedremo, se facciamo in tempo lo vediamo, perché Mara è molto... Amar Rabbi Abbahu. Visto che abbiamo cominciato a parlare di Rabbi Abbahu, continuiamo a parlare di lui. Kegon Avimi Beri, lui stesso dice, porta l'esempio di Avimi mio figlio, chi è mitzvat kibbut. Ha osservato la mitzvah del kibbut dei genitori davvero. Chavisha bnei samche avalei la avimi bechaye aviv, dice la Gemara, che avimi aveva già 5 bnei samche, plurale di bar samcha, 5 figli laureati rabbini. Bnei samche vuol dire, forse vuol dire che avevano già avuto la semicha, insomma, notazione di, come si dice, di maturità, evidentemente. Aveva già 5 figli maturi, sia come età sia come Chokhmah, va bene, quando era ancora vivo suo padre. Forse a quell'epoca
l'età media non era così elevata come la nostra, per cui la cosa viene segnalata abbastanza come eccezionale. D'accordo? Che cosa significa questa annotazione comunque? Può significare due cose. Guardate la nota 68 che io vi ho scritto. Se avse ayulo chamisha bani, se vadai ayurozim lechbed et abiyem el lechet minkomo, e rif la asot zot beatzmo. Nonostante avesse cinque figli, ai quali avrebbe potuto delegare il cavodo di suo padre, di quello che per loro era il nonno, va bene? Ciò nonostante preferiva fare tutto di persona. Anche se avrebbe potuto compiere la mitzvah attraverso un delegato. Possiamo anche vederlo dal punto di vista dei figli. Forse anche i figli avrebbero voluto partecipare a questo, gli diceva no, questo è mio padre, e anche se voi potete darmi una mano, mitzvah boi otem mishlucho, la regola è che è sempre meglio fare una mitzvah di persona piuttosto che delegarla ad altri, anche se la cosa è lecita dal punto di vista della halakha. Però questi sono i commenti tradizionali al brano. C'è un altro commento molto più salace che mi è venuto in mente leggendo il Tele Yoetz a proposito del Kibud Avaim. Cosa significa avere dei figli maturi? Significa che questi figli hanno anche una madre, e questa madre rispetto al nonno è la nuora nei confronti del suocero. Forse qui la Gemara ci vuol far notare che può capitare in alcune famiglie che la moglie vada dal marito e gli dica: lascia perdere tuo padre, no? È un imbambito, occupati di me. La Gemara ci fa sentire qui che Rabbi Abbao, nonostante avesse cinque figli maturi, ma evidentemente anche una moglie, questa moglie, come non interferivano i figli, così non interferiva la moglie nel kavod che lui dava a suo padre. Va bene? A fino a chare she nasa isha, dice, un mistaber she beatzmo lo azav et kavod aviv, a fino a chare she nasa isha, ve lo kama kala bachamota, va bene? להסית את בעלה לעשות קטטה, dice. O capitare in alcune famiglie, scrive il Pelio Ez, che la nuora, sappiamo che nuora e suocera non sempre vanno d'accordo, qualche volta anche con suocero, con lo suocero, può anche capitare che la nuora appunto faccia delle difficoltà. במקרה כזה ראוי לאיש לשתק את אשתו בנזיפה להפיס דעת אביו ואמו. Guardate, il Pelio Ez dà anche dei consigli pratici su come comportarsi in questi casi, dice. Di fronte ai genitori il marito deve zittire la moglie. Le affissata vive il mo, per diciamo soddisfare le aspettative dei genitori di essere rispettati. Le ahakach, ma dopo, dice, gli fa yesen abbassete. Deve, come si dice? Le fa yes, come si dice? Placarla, letteralmente. Placarla in separata sede, beinole bena. Poi, una volta che i genitori sono usciti dalla stanza, lui prende sua moglie e dice: senti, l'ho dovuto fare per i miei genitori, ti prego non mettermi più in una situazione di questo genere, e cercare evidentemente anche di rabberciare i rapporti con la moglie. Torniamo a questo punto alla Gemara, vediamo in cosa consiste l'onore che Avimi dava a suo padre anche in età avanzata. Vechi ava ata Rabbi Abbao, e ogni volta che Rabbi Abbao arrivava, ata è l'aramaico per ba, insomma ogni volta che Rabbi Abbao arrivava a casa, carei abbava, chiamava alla porta, rait ve azil ufatach lei. Avimi cosa faceva? Il figlio correva e andava ad aprirli. Rahit è il Targum di Utz, dove la Tzadik in ebraico è stata sostituita dalla Tet in aramaico, e come spesso succede la radice corta assume una Hei in mezzo. Pensate a Mul, circoncidere, e Mohel. In effetti come si chiama, cosa significa Rahitim in ebraico moderno? I mobili sono quelli che corrono.
i mobili, quelli che si muovono. Piccola annotazione linguistica. Raiz vuol dire le fum riata, di corsa. Vuol dire proprio così. Va bene, piccola annotazione linguistica per gli appassionati. Tornando qui all'argomento, allora cosa faceva Avimi? Correva alla porta e andava ad aprirgli, Veamar, e diceva mentre correva, in, sì, sì, ad de matai atam, qui, fino a che sono giunto là. Qui c'è probabilmente un spostamento dal discorso indiretto al discorso diretto, ci saremmo aspettati che dicesse fino a che non giungesse là in terza persona, invece improvvisamente parla in prima persona, come se fosse lui a riferire il fatto, va bene? Perché dice faceva così? Intanto, da un lato per assicurare e garantire al padre che gli stava effettivamente venendo ad aprire e che non lo stava facendo attendere inutilmente fuori dalla porta, ma dall'altro anche per, nei confronti dei figli, per evitare che loro lo precedessero, insomma. Ci penso io. Cioè. Pensate un po', quanti figli nostri oggi farebbero una cosa di questo genere? Continuiamo a studiare. Senza, non abbiamo bisogno di rispondere a tutte le domande. Yom Ahad, un giorno, amarle, il padre, Rabbi Abbao, disse ad Avimi, al figli, Ashkeyan Maya. Com'è? Dammi da bere dell'acqua. No? Ashkini Mai, le stesse espressioni che troviamo nella Torah, dove nella parasha di Chayei Sara a proposito di Eliezer e Rivka, no? Qui adesso emergerà molto questa terminologia. Bene? Ashkeyan Maya. Ad Aitelei, ad Shehevilo, prima che gliela portasse, Ninnem, prima che facesse tempo a dargliela, il padre si appisolò. Ho domandato ai miei alleni cosa avreste fatto al posto di Avimi a questo punto. Tenete presente che quando il padre gli ha chiesto di portargli l'acqua, non è come al giorno d'oggi che si apre il frigorifero e si tira fuori la bottiglia dell'acqua minerale, gassata, non gassata, eccetera, eccetera. Possiamo immaginare che Avimi sia andato al pozzo, abbia investito un po' di forza fisica nel tirare sull'acqua. E dopo che questo ha richiesto sia forza fisica che tempo, arriva dal suo padre e il padre si è appisolato. Cosa avreste fatto voi? Non tutte le domande devono per forza avere una risposta. Guardiamo quello che ha fatto lui. Gehin kae alei ad deitar. Si chinò e stette così chinato su di lui fino a che si svegliò. Insomma, lo aspettò che si svegliasse per dargli l'acqua. Come fu ricompensato? Qui è interessante la questione. Come fu ricompensato? Istaiea miltei, dice la Gemara, gli riuscì finalmente la sua cosa. Istaiea dalla radice della parola siua, aiutare, no? Gli fu aiutata la sua cosa. Di che cosa si tratta lo vediamo. Vedarash Avimi, e Avimi riuscì finalmente a interpretare midrashicamente il Mismor le Asaf. E qui si chiude questa affermazione, questo episodio della Gemara. Di quale Mismor le Asaf si tratta? Martedì. Tu dici il Mismor le Asaf Elohim Nitzav Adat El del martedì, invece il dottor Picciotto dice un altro Mismor le Asaf, il Salmo 79, che noi diciamo per Tisha B'Av. Andiamo sull'Allegro stavolta, eh? Andiamo sull'Allegro. Elohim Bau Goim Benachalatecha, dice il primo versetto, o mio Dio, o Dio, sono giunti i goim nel tuo territorio, timeu et echal kodshecha, hanno reso impuro il tuo santuario, samu et Yerushalayim le'iyim, e hanno messo Yerushalayim in rovina.
Di che cosa parla questo salmo? Del Churban Habayit, della distruzione del Tempio di Gerusalemme che noi commemoriamo a Tisha B'Av. La conferma di questo assunto ci viene dal commento di Rashi. Vediamo come Rashi commenta la questione. Ci siete? Istaiea Milta, ce l'avete? Nella colonna di sinistra. Beodo Gachin Lefanav. Gli riuscì la cosa, dice la Gemara, mentre era ancora chinato su di lui, sul padre, Shehevin be Midrash Mizmor Echad Shebesefer Teilim. Ce l'hai riuscita a seguire la lettura? Devo dire che questa edizione punteggiata è favolosa. Riuscì a capire il Midrash di un Mizmor, di un salmo del libro dei Teilim. Shelo haya mevin bo kodem lachen ledorsho. Che non era riuscito prima di allora a capire per interpretarlo midrashicamente. Veyesh mefarashim yud mem, e c'è chi interpreta shemikra ze levato darash, che in realtà aveva interpretato midrashicamente solo il primo versetto del Salmo, che dice Mizmor ele asaf elokim bau goim berenachalatecha ve gomer. E adesso vediamo qual è, secondo Rashi, il Midrash innovativo di Aviv. Ci siete come la lettura? Kinale Asaf mi ba elei. Mismor le Asaf? Domanda Aviv nell'interpretazione midrashica. No, avrebbe dovuto dire mi ba elei kinale Asaf. Mizmor, signori, indica un canto allegro. Ma di cosa si occupa questo brano? Della distruzione del Tempio, avrebbe dovuto dire Kina le Asaf. Kina significa lamento, elegia. A questo punto, dove sta l'allegria in questo brano, al punto che il testo lo chiama Mizmor le Asaf e Darashkach? Ha interpretato midrashicamente soggetto Avimi così, come segue. Se Amar Asaf Shira, Asaf, l'autore di questo Mizmor, avrebbe detto questa cantica, cioè avrebbe cantato in tono allegro nonostante tutto, per quale motivo? Al Shekila Kadosh Baruch Hu Chamato Be'etzim Va'avanim, per il fatto che Kadosh Baruch Hu ha esaurito la sua ira, ha scaricato tutta la sua ira sui legni e sulle pietre shebeveto, del santuario, della sua casa, umitoch kach otir pleta ben Israel, e in questo modo ha lasciato dei superstiti in Israele. Qual è il motivo di gioia di Asaf nel cantare la distruzione del Tempio, che è che invece è un fatto funesto, che Kadosh Baruch Hu se l'è presa con il Tempio invece di prendersela con le persone per i loro peccati, come avrebbe potuto fare, e ci ha lasciato in vita. Andiamo avanti. Se il Malekach, perché se così non fosse stato, cioè se la fosse presa direttamente con le persone, l'on ishtayem ison e Israel sarid, non sarebbe rimasto di chi? Dei nemici di Israele un superstite. Cosa significa questa frase? È chiaro che qui non si parla dei nemici di Israele, di chi si parla? Di Israele stesso. Non sarebbe rimasto di noi ebrei alcun superstite. E allora perché introduce il Sonè Israel? È una forma di tabù linguistico. Siccome la frase si adombra l'idea che il popolo di Israele possa subire una maledizione, la maledizione viene linguisticamente scaricata sui nemici di Israele. È un modo dei Chachamim
per evitare una brutta frase nei confronti del popolo di Israele. Però il riferimento ovviamente è al popolo di Israele, d'accordo? E qui viene veramente il Midrash, perché il Midrash si basa sull'assunto che un versetto che presenta delle difficoltà, si chiariscono queste difficoltà attraverso il confronto con un altro versetto più chiaro, magari da tutt'altra parte, che parla dello stesso argomento, e qui si cita a riscontro un versetto del quarto capitolo di Echa, delle Lamentazioni di Geremia, Vechen Uomer, Chi la Hashem et chamato vayatzet esh bezion. Hashem ha esaurito la sua ira appiccando il fuoco a Zion, cioè al Bet Amigdash. Vi piace questa spiegazione? È interessante, no? È forte. Giorgio, ti piace? Sì. A me fino a un certo punto. Per quale motivo? Per un motivo molto ovvio. Vediamo un po'. Cosa c'entra questo argomento con il Kibud Avvai? Se questo Midrash è una ricompensa spirituale data da Vivi perché ha tanto onorato suo padre, che si è inchinato su di lui, ha aspettato che si svegliasse per dargli l'acqua, nel frattempo ha avuto questa illuminazione per cui è riuscito a elaborare questo Midrash, dove sta il rapporto fra le due cose? Siete d'accordo sulla domanda? Direi di sì. Ed in effetti, se andate a vedere le Tosafot, affrontano questo argomento. Le Tosafot, abbiamo un lungo Tosafot che comincia anche con le parole Istayea Milta, ce l'avete? Passiamo alla colonna di destra, che è la colonna esterna, in realtà della pagina, Rashi copre sempre la colonna interna e le Tosafot coprono la colonna esterna. Come spesso accade, le Tosafot fanno osservazioni al commento di Rashi. Io leggo le Tosafot e voi mi dite se avete già sentito da qualche parte queste parole. Be'odor dachin lefanav, shehevin vedarash mizmo le'asaf elokim ba'u goim benachatecha, shelo aya mevin bo mikodem lachem, udrasho. ויש מפרשים שמקרא זה לבד דרש מזמור לאסף כי נא לאסף מבא אלי ודרש שאמר אסף שירה על שקילה הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים שבביתו ומתוך כך הותיר פלטה מישראל שאלמלא כך לא נשתייר משונאי ישראל שריד ופליט וכן הוא אומר כי לה השם את חמתו ויצאת אש בציון. דובר abbiamo già letto queste parole? El commento di Rashi. Ne parlavo con i miei ragazzi e dicevo loro: volete fare un'osservazione a un testo? Per prima cosa dimostrate di averlo letto tutto. È un'osservazione metodologica fondamentale che le Tosafot ci fanno qui. Citano Rashi di nuovo dall'inizio alla fine e noi dobbiamo avere la pazienza, anche se crediamo di conoscerlo a memoria, di rileggerlo un'altra volta. E talvolta le Tosafot ripetono Rashi integralmente, anche se anche al di là di quello che è la necessità della loro osservazione. Kach peresh bakuntras, così ha commentato nel Kuntras. Sapete cos'è Kuntras? Kuntras probabilmente deriva dal latino quinternum o qualcosa del genere, quindi si dice, ed è il modo con cui le Tosafot chiamano il commento di Rashi. Ach, quel ach che in ebraico vuol dire ma, contiene tutta l'osservazione, garbata ma forte. Yesh ba midrash, c'è un altro midrash che le Tosafot qui citano, che evidentemente è più forte, è preferibile rispetto a quello adoperato da Rashi e che le Tosafot attribuiscono a Avivi. Questo è il midrash, quello che arriva adesso.
Asaf amar Shira, che Asaf, l'autore del Salmo 79, avrebbe detto il canto, e quindi si sarebbe, diciamo, espresso con allegria, per un motivo diverso. E questo motivo è nascosto in un altro versetto di Echa rispetto a quello che abbiamo visto alla fine di Rashi. Quest'altro versetto dice: Taveu ba'aretz she'area. Sono sprofondate nella terra le sue porte di lei, riferito a Gerusalemme. È il versetto 9 del capitolo 2 di Echa, ve lo dico a memoria, perché so che è il versetto 9, perché comincia con la lettera Tet, e i primi capitoli di Echa, che caratteristica hanno, seguono l'ordine alfabetico, sono acrostici. Va bene? Taveu ba'aretz she'areha. Cosa significa nel Midrash questo pasuk? Secondo Avimi, nell'interpretazione delle tosse, nella versione delle Tosafot. Ci siete col ditino? Riuscite a seguire? Mashal le shifcha. Metafora, mashal. Cioè, la cosa può essere paragonata al caso di una shifcha. Sapete cosa vuol dire shifcha? Schiava. Come? Schiava. Shifcha è il femminile di Eved. Eved le shifcha. Una schiava. She'alcha lish'or maim min ha'be'er, che era andata ad attingere acqua dal pozzo. Ecco la terminologia che arriva di Rivka. Ve'nafal kadda la be'er, e le cadde la brocca nel pozzo. Ve'aita mitsta'eret u'bocha, e questa poverina come reagì? Si disperava e piangeva. Era stata mandata dal padrone, dalla padrona, ad attingere acqua, e questa non solo torna senza acqua, ma anche senza la brocca. Ad shebat shifchat hamelech lishov, fino a che arrivò anche la serva del re ad attingere. Uviada kelish el zahav. La nostra prima schiava, poveretta, dobbiamo immaginare che si servisse di una brocca da 4 soldi. Arriva la serva del re, e cosa ha in mano? Una brocca d'oro. Cosa succede? Che evidentemente la vela di quel pozzo non funzionava a dovere, e qualsiasi recipiente si attaccava per finiva nel pozzo. Venafal otok lisham, e anche la brocca d'oro della serva del re cade nel pozzo, cade lì. Itchila harishona leshorer, la prima, la poveretta, cominciò a cantare. Ecco che la kinà, il lamento, si trasforma in un mismor. Itchila harishona leshorer ve'amera, e disse: Ad achshav lo hayiti svura sheyotzi shum adam kadi shehu shel cheres min ha'be'er she'eino nechshav. Fino ad ora non avrei mai pensato che nessuno tirasse fuori la mia brocca, che è fatta di argilla, dal pozzo, che non ha nessun valore. Ve'achshav, ma ora, mi sheyotzi oto shel zahav, yotzi kadi imo. Colui che scenderà nel pozzo per tirare fuori la brocca d'oro, tirerà fuori anche la mia. A questo punto non gli costerà più niente farmi questo favore. Fuori dal mashal, qual è il nimshal? Kach benei Korach, così i figli di Korach. Stavo per domandarvi, il pasuk di Echa diceva Taveu ba'aretz she'areha, le porte di Yerushalayim
sono sprofondate durante il Qurban, sono sprofondate nella terra. Di quale altro episodio troviamo nella Torah di qualcuno che sprofonda nella terra? Korah. Cos'era successo? Inghiottiti. Batiftach haaretz et pia, batibla et korach, ve'et kol batehem, ve'et kol ha'adam, asher et korach, ve'et kol ha'rechush. Chi finì dentro la buca? Korach. Tutti quanti. Korach con tutti i suoi. Con i figli, però non con i figli. Con Adam, aspetta, gli è scritto il Pasuk, dice et kol ha'adam asher et korach. Tutti gli uomini che Korach aveva, tutto il suo attuale. Quindi dobbiamo ben pensare che fossero finiti così anche i figli. Ma se andiamo a vedere due parashot di là, all'inizio della parasha di Pinechas, è scritto dove si parla di nuovo della morte di Korach, uvne Korach lo metu. I figli di Korach non erano morti. Cos'era successo? Ha fatto Teshuvah. Si legge lunedì il Santo. Ragazzi, mi vengono in mente le immagini, scusate se faccio questa associazione tremenda, ma certe immagini del telegiornale stasera del terremoto di Nepal, che ricordo queste cose terribili. Chiuso. Ha fatto Teshuvah! E cosa ne è stato di loro? Il Pasuk dice non morirono. Rimasero poveretti, appesi dentro la voragine, vivi, perché furono risparmiati, ma non furono tirati fuori. Fino a quando? Dall'epoca di Moshe Rabbeinu fino all'epoca del Churban Abayit, della distruzione di Yerushalayim. E cosa è successo a questo punto? Guardate che cosa dice qui il vero. Kach benei Korach, così i figli di Korach, Sheayu Beluim, che erano stati inghiottiti, ma erano rimasti vivi, che Sheraù Shetavu Baaretz Sheavea, quando videro che erano in buona compagnia, che anche le porte di Gerusalemme erano sprofondate nella terra come loro, Amru Shira, si sono ringalluzziti e hanno elevato un canto, il Mismor. Amru, hanno detto, Mishe Yotzia Shearim, colui che verrà a tirare fuori le porte di Yerushalayim, che sono paragonate alla brocca d'oro, Yotzi Gamotanu, tirerà fuori anche noi, che siamo paragonati alla brocca di argilla, che non vale niente, siamo figli del peccatore. Lechach Amar Asaf Mismor, perciò Asaf disse o scrisse questo mismor, questo canto di lode, per quale motivo? Shehu min mishpachat Korach, perché Asaf era a sua volta un discendente dei figli di Korach. Qual è a questo punto il legame, secondo questa versione del Midrash, fra il mismor le Asaf ed il kibud avvaem? E Asaf, in questo modo, ha fatto onore alla sua famiglia. Cioè ai figli di Korach. Ha detto, i figli di... come si dice? Così come Kadosh Baruch Hu ha a cuore il recupero di Yerushalayim, avrà a cuore anche il recupero dei miei padri, e attraverso il recupero dei miei padri che hanno fatto Teshuvah, io sono qui a cantare i salmi. Quanti salmi sono attribuiti ai figli di Korach? L'amnatzeach livne Korach mismor, l'amnatzeach alla gittit livne Korach mismor. Molti salmi sono attribuiti ai figli di Korach. È interessante come di nuovo l'esempio del kibud avaem ci viene dato, in questo caso, da un peccatore, o dal figlio, dai discendenti di un peccatore. Prima abbiamo parlato di Esaù, e qui parliamo di chi? Di Korach e dei suoi discendenti. C'è un'altra versione ancora che vi riporto qui, nella nota 69, tratta dal Midrash Tehilim,
a proposito appunto del Salmo 79, ma già commenta a proposito delle Tosafot, dice le Perusha Tosafot Nicha, il commento delle Tosafot è, diciamo, più chiaro del commento di Rashi, Mishum de Kiem Avimi Mitzvat Kibud Av, perché Avimi aveva osservato la mitzvah di onorare suo padre, e quindi Zachal Le'ach de Rasha ha meritato di avere l'ispirazione di questo Midrash, She'amar Asaf Mizmor Mishum Kevot Betavotav Abluim She'ya'alui Masha'arim, che Asaf avrebbe detto questo salmo in ringraziamento a Kadosh Baruch Hu per l'onore della casa di suo padre, che erano stati inghiottiti dalla terra e che sono risaliti insieme alle porte di Yerushalayim. Quindi c'è sempre, per chi fa Teshuvah, anche a distanza di generazioni, c'è sempre la possibilità del recupero. Questa è la cosa. E va ani omer, im avotav shechazru b'tshuva, kach tzadik gamur al achat kama vechama. Questo è quello che dico io, che se il racconto riguarda persone che hanno fatto Teshuvah, tanto più varrà per un tzaddik gamur, per una persona che, insomma, non ha mai trasgredito. Uv midrash shocher tov, e nel midrash sui Tehillim, alla perek mevi girsa acheret, porta un'altra versione ancora del midrash, mashal lemelech sheaya lo ben, la distruzione del Tempio può essere paragonata al re che aveva un figlio piuttosto, diciamo così, difficile da gestire, che non gli obbediva. Kevan shenitmale ha-melech Hema nichnas lechupato shel beno, il giorno in cui il figlio si sposò, il re entrò tutto arrabbiato nella stanza della chupa e tagliuzzò tutte le tende, insomma fece a pezzi la chupa, al shenikreu kulam v'ishlicha. Amar ha-melech, cosa disse il re a quel punto, dopo aver fatto tutto questo, il padre? Lo yafe asiti shekarati chupato shel beni, v'ani achol la'asot yafe mimena velo haragtiv bachamati, she'im haragtiv ben achi aya yoresheni, mutav she'irasheni beni. Dice il re, tutto sommato, anche se mi sono comportato, diciamo così, in maniera non proprio accettabile nel distruggere la chupa di mio figlio, dice, avrei potuto fare ancora peggio, avrei potuto ucciderlo, ma non l'ho ucciso nella mia ira, perché se l'avessi ucciso non l'avrei più avuto come erede, e il mio erede sarebbe stato il figlio di mio fratello. Chi è il figlio di mio fratello? Esav, naturalmente, c'è un gioco probabilmente su questo. E quindi mutav she'irasheni beni. Preferisco che mio figlio sia lui a essere il mio erede. Preferisco evidentemente lasciarlo in vita e scagliarmi semmai contro la sua cupa. Mi domando se questo matrimonio è stato fatto lo stesso oppure no, questo è un altro discorso. Scusa, si può fare una similitudine col fatto che Kadosh Baruch Hu si è scagliato contro il Infatti, Tempio? Esattamente quello che conclude qui. Kach amar Asaf, lo yafe asa Kadosh Baruch Hu she'efig chamato ba'etzim uva'avanim velo bevanav. Forse che Asaf non... Asaf si è detto, forse che non ha fatto bene Kadosh Baruch Hu, tutto sommato, a scagliare la sua ira contro i legni e le pietre del Bet HaMikdash, e invece ha risparmiato i suoi figli. Allora, però, questa terza versione del Midrash ci consente di recuperare il versetto della prima, e il Midrash quello di Rashi, ma nello stesso tempo di aggiungere un riferimento diretto al rapporto padre-figlio. Però c'è una cosa che mi sfugge ancora. Prego. Ma perché questo qua gli è venuto in mente tutto questo episodio di Korach e dei suoi avi proprio mentre il padre si è appisolato? La Gemara dice che questa è l'illuminazione che lui ha ricevuto in quel momento. Non lo conosco così. Ci sono alcuni aspetti che... Evidentemente le cose sono andate così, mi è venuto in mente questo Asaf, che è uno dei discendenti di Korach, e mi è venuto in mente tutta questa storia, evidentemente.
Cioè, soltanto lui era tormentato da non riuscire a interpretare un mismor e mentre era curvo sul padre, mentre eseguiva la mezzvah di Kibbutz mi è venuto in mente il significato del mismor. Il collegamento è il Kibbutz, sì. Nel un caso verso il padre, nell'altro verso gli antenati. Certo. È interessante comunque questo midrash delle Tosafot, effettivamente. Ok, cosa dice? Ci fermiamo qui? Che ore sono? Signori, vi ringrazio molto della partecipazione e ci vediamo poi la prossima settimana, se Dio vuole, con altre fonti.